Intanto, benvenuto Riccardo. Ora sappiamo a chi addossare delle responsabilità. Almeno io spero più che altro che abbia imparato cose giuste, cose necessarie per la vita. Assolutamente. Dai, mi raccomando, poi facciamo un test veramente in privato. Sono pronto, mi devo preparare però. Noi lo prendiamo in giro, Marco, abbiamo tutte le ragioni per farlo. Ovviamente poi non vogliamo per forza trovare un capro espiatorio a però tutto, insomma. Ci rendiamo conto anche che il terreno deve essere quello che è. Poi uno può avere le sementi migliori del mondo, poi ma se il terreno è arido, attacca, dici, vabbè. Arido. Mi prendo questo. No, mi sembra che sia un terreno fertile comunque. Ma sì, sì, mi sembra. Fertilissimo. All'apparenza sembra fertile. All'apparenza. No, speriamolo sia veramente. Però era un motivo anche per introdurre un po' quello che sarà il topic di tutta la puntata, più o meno. Dici, abbiamo portato Riccardo Mancini come ospite solo per il cognome, per il topic. Solo per il cognome, solo per fare i post, capito? Mancini ospite a tutti a connettersi, invece. Tutti a connettersi, invece no, il solito R. Mancini abbiamo scritto, quindi ha detto incredibile scoop, il CT da nazionale. Proprio, incredibile. Esatto. Però diciamo che di sicuro possiamo trattare l'argomento responsabilità. No? Le responsabilità nell'esclusione della nazionale italiana dai mondiali contro la Macedonia, sicuramente tema un po' della settimana, se non di tutta fino a dei prossimi 4 anni probabilmente. Sì, soprattutto finché non si riprende a giocare il campionato si parlerà abbastanza solo di quello, presumo, ma non può che essere altrimenti. Allora, tu, diciamo, nei tuoi titoloni citi due nomi. Tre punti è ricercata. Tammi tre punti, esatto, non chiedermi esattamente niente, una cosa del genere. Esattamente. Mamma mia, la poesia proprio. Riccardo, anche in questo hai delle responsabilità. No, non è colpa mia questa. No, questa è mia proprio libertà. È il genio, che è il Marco. È il genio che è Marco. Io questo l'ho notato sin dal primo momento e quindi gli ho dato corda per questo. Vedi? La locura. Esatto. No, però dicevo, tu citi due nomi, voglio entrare subito a bomba. Vai. Sull'argomento. Jorginho e Mancini, ovviamente Roberto e non Riccardo. Sono loro? Hanno loro le maggiori responsabilità? Questo lo chiedo a Marco, lo chiedo a Riccardo, lo chiedo anche ad Andrea. Lo chiederemo anche a Raffaele, che è in regia, e salutiamo ovviamente, mai dimenticarsi. No, io ho messo Jorginho e Mancini perché chiaramente uno è il CT e quindi lo ha detto lui stesso, poi ci andiamo a leggere insieme le dichiarazioni, è lui il primo che si sente responsabile di questa sconfitta, ma questo non significa che sia colpa sua, chiaramente. Come prima non poteva essere tutto grazie a lui, la vittoria dell'Europeo, eccetera, non può essere tutta colpa sua, a maggior ragione una sconfitta del genere. E Jorginho si prende chiaramente le prime pagine, i titoli, non tanto per la partita di ieri quanto per i due rigori sbagliati. Poi adesso chiedo anche a Rick, ma so già cosa ne pensa, perché ci scambiamo due messaggi proprio sull'argomento nazionale tempo fa. E secondo me le regole anche un po' di queste qualificazioni mondiali sono un po' da rivedere, perché è impossibile che una nazionale vada fuori senza aver mai perso una partita per due rigori sbagliati. A me sembra abbastanza scandaloso, una nazionale campione d'Europa. Quindi sì, si prende i titoli per i due rigori, ma io non trovo colpevoli, sinceramente. Andrea, tu invece vedi dei colpevoli tra questi nomi? Puoi individuare, hai individuato una responsabilità? Ma andare a individuare responsabilità non so quanto possa servire. Anche, esatto. Sì, è solo perché hai bisogno di trovare un capro espiatorio nella frustrazione, nella disperazione, quindi puoi trovarti il tuo colpevole, ma sarà sempre il tuo colpevole, è giusto che te lo tieni anche per te, secondo me. E Riccardo? Allora, io mi sono fatto un'idea, nel senso che sì, sicuramente ci possono stare, sono due nomi che
che risuonano forte, perché come diceva bene Marco, il CT è colui che sceglie, colui che porta i giocatori poi a scendere in campo, e Jorginho si è ritrovato, nostro malgrado, suo malgrado, protagonista in negativo con quei due rigori sbagliati. Poi lo sappiamo, no? A volte certi cammini, certi percorsi vengono segnati da episodi. Marco diceva anche un'altra cosa giusta e interessante, il discorso di una nazionale che viene tirata fuori dal mondiale senza aver mai perso, e di questo vorrei parlare, nel senso che la nazionale comunque ci ha fatto brillare gli occhi all'europeo, però era un percorso iniziato da abbastanza lontano. Adesso, no? Sono passati un po' di anni da quando è arrivato Roberto Mancini e tutti esaltavamo, no? Le scelte di Mancini verso i giovani, verso un progetto diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, forse nell'ultimo decennio, sicuramente post mondiale del 2006, tutta una serie di cose positive nei confronti di Roberto Mancini e delle scelte di una federazione che stava cambiando. Io non penso che un percorso senza sconfitte, quindi praticamente netto e per colpa di due rigori, possa cambiare così all'improvviso. Io ho letto cose, ho sentito cose ovunque relative all'utilizzo dei giovani, che insomma è abbastanza monco, e sono d'accordo, però allora qualche mese fa il progetto non era buono, parlavamo così a Vanvera, l'europeo vinto può essere stato un momento di gloria per qualcuno casuale. Secondo me no, perché insomma c'è stato un progetto dietro, però non credo che bisogna andare a trovare dei colpevoli in questo momento. Credo che ieri sia stato lampante il fatto che alcuni giocatori siano arrivati a questa partita non sottovalutandola, perché non parlare di sottovalutazione della partita, ma semplicemente con una dimensione che non è la dimensione mondiale, no? Che qualcuno magari poteva aspettarsi dopo la vittoria dell'europeo. Io ho visto giocatori abbastanza impauriti dalle responsabilità, da una partita così grande, figuriamoci poi eventualmente quella con il Portogallo. Certo. Diciamo che sono percorsi che questo percorso è stato segnato in maniera evidente da episodi e da, insomma, non parlerei tanto di scelte, perché poi fossimo stati in Mancini, io credo che il 99% degli italiani avrebbe fatto queste scelte più o meno, al di là della partita. Sì, sì, poi uno più uno meno, ma si parla sempre di quinto, sesto alla fine, di comunque uno può dire portavo Zaniolo invece che João Pedro, o Belotti invece che qualcun altro, ma comunque parliamo di giocatori che ieri comunque sono scesi in campo, lo hanno fatto per pochi minuti, non sono sicuramente quelle le prime scelte. Io volevo fare due domande. Una, proprio perché tu prima hai detto il percorso è partito da molto lontano, cioè da successivamente alla sconfitta con la Svezia, quindi all'eliminazione dallo scorso mondiale. Tu pensi che adesso Mancini possa ripartire? Io me lo auguro, perché su questo siamo abbastanza allineati. Io spero che Mancini continui a essere il CT della nazionale, ma tu credi si riesca anche lui a rimettere in gioco per un obiettivo che ho letto, ed è vero, un obiettivo che è molto lontano, perché sono di nuovo 4 anni che tu devi aspettare per provare di nuovo partite del genere, quindi ci si riesce anche di testa? Allora, secondo me lui è prontissimo a fare questo tipo di scelta, poi bisognerà vedere le motivazioni più che altro in questo momento dopo questa cocente delusione. Però allora, se togliamo la vittoria dell'europeo, che forse in pochi si aspettavano, in quanti si erano detti disposti, secondo me tanti, ad aspettare un po' con questo rinnovamento della nazionale con Roberto Mancini in panchina? Io me li ricordo quei discorsi, io mi ricordo, perché ero felicissimo della scelta di Mancini, ero felicissimo, poi sono stato felicissimo del percorso che ha intrapreso, comunque un percorso subito netto, subito importante, subito di impatto, e non era scontato, però con scelte a volte coraggiose, no? Con i giovani che sono stati portati, fatti esordire in nazionale, cosa che non era riuscita a nessuno dei suoi predecessori post 2014, diciamo. Però in generale l'idea della nazionale è sempre stata un'idea con giocatori pronti fisicamente, sì, tecnicamente, c'era il famoso blocco Juventus, no?
Esatto, e invece Mancini ha portato questa ventata di freschezza, quindi io credo che lui fosse il primo ad accettare eventualmente un po' di pazienza da dover avere questo percorso. Poi è arrivata la vittoria dell'Europeo e chiaramente le ambizioni sono cresciute, gli obiettivi si sono alzati, lo step è stato fatto e quindi, come siamo abituati a fare noi in Italia, abbiamo preteso tutto e subito. Questo non significa non pretendere l'accesso al mondiale, però insomma è un percorso che è iniziato bene, è proseguito altrettanto bene, anzi meglio. Adesso ha avuto un intoppo comunque abbastanza grande, però non rinuncerei a Roberto Mancini, che è stato quello che ha fatto rinnamorare, no, gli italiani della nazionale. Sì, perché c'è stato proprio questo, c'è anche stato personalmente lo dico, c'è stato un rinnovamento sicuramente anche nella percezione stessa della nazionale. Sicuramente quello che dice Riccardo è corretto, no? In un certo senso non si può pensare di puntare su un progetto di rinnovamento sui giovani calciatori senza pensare di andare incontro o anche andare incontro a sconfitto, o comunque dare il tempo necessario perché le cose si stabilizzino. E però volevo approfittare allora per andare a leggerci le parole del CT. E questa è la mia più grande delusione, dice Roberto Mancini: nel calcio succedono cose incredibili, non è colpa del presidente, non è colpa dei giocatori, sono l'allenatore il primo responsabile quando le cose non vanno e sto soffrendo molto, non so perché siamo qui, contro la Svizzera meritavamo la vittoria, non so quale sarà il mio futuro. Ora la delusione è troppo grande, prima bisogna far passare un po' di tempo, ma la squadra ha giocatori bravi e ha un grande futuro. Due cose un po' risaltano, no? Intanto la fiducia nella squadra, nei propri giocatori, e poi la consapevolezza del potenziale, no? del grande futuro. Però e la storia della nostra nazionale un po' ce lo insegna, vedi Ventura, che uno potrebbe chiedersi anche poi allora qual è la differenza tra l'eliminazione, la non qualificazione di Ventura e con quella di Mancini. Anzi, guarda, in molti hanno anche detto che questa è forse anche peggio, ma io non sono minimamente d'accordo, no, con questa cosa. D'accordo. Ma proprio per nulla. Anche perché questa nazionale di mezzo gioca, e hanno usato, hanno detto è peggiore perché di mezzo c'è stata una vittoria dell'Europeo. Sì, perché tu puoi avere la sconfitta ti può bruciare di più, visto che tu arrivavi un po' con il petto gonfio, diciamo, da questa vittoria dell'Europeo. Però poi alla fine non può essere una nota negativa il fatto che tu hai vinto quell'Europeo, non può essere un'accezione, avere un'accezione negativa questa cosa. Io mi prendo questa sconfitta, mi prendo la vittoria dell'Europeo, certo sono molto dispiaciuto, ma non credo che questa sia la catastrofe più grossa della storia del calcio italiano. Credo che la sconfitta contro la Svezia sia molto peggio, magari un po' più aspettata perché la Svezia è sicuramente più forte della Macedonia, perché tu non eri magari così forte o non ti sentivi così forte, ma non credo che si possa dire che questa sia la più grande sconfitta anche perché abbia vinto l'Europeo. Secondo me sono due cose separate e anzi quasi va a pianare questa cosa. Non so Riccardo cosa ne pensa. Il discorso che facevo prima, no? Si è alzata l'asticella, quindi esatto. L'attesa è diversa, le aspettative sono diverse, le ambizioni cambiano, come siamo abituati a fare noi in Italia, vogliamo tutto e subito, perché c'è una cultura calcistica abituata a fare così, cioè si abitui la gente a un certo standard di vittorie, di prestazioni, poi la gente si aspetta sempre di più. Quindi hai vinto l'Europeo, devi necessariamente andare al mondiale, sicuramente, perché l'Italia deve sempre andare al mondiale, però nessuno si aspettava che uscisse in questa maniera. Io non butterei nel fuoco quello che è stato fatto, assolutamente. E purtroppo noi italiani siamo abituati a essere così distruttivi nei momenti di difficoltà, però invece dovremmo imparare, e questa può essere l'ennesima lezione, a cambiare un pochino anche la mentalità, a magari orientarci a un percorso più costruttivo tutti quanti insieme, e magari le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, me lo auguro. Tu lo avresti fermato il campionato? Te la faccio così secca. Per l'ultima giornata, perché se ne è parlato molto e poi alla fine non è stato fatto. Tu lo avresti fatto?
No, secondo me no, non era il caso di farlo, ma più che altro perché i giocatori hanno bisogno di giocare, non basta allenarsi. Certo. Non sarebbe servito a nulla, secondo me. Il ritmo partita lo prendi soltanto così. Se interrompi bruscamente un campionato, sicuramente dai ancora più importanza e forse aumenti anche le pressioni. Sì, ieri questi ragazzi le hanno patite molto, queste pressioni. Io non ho visto gente che veramente sottovalutava l'avversario o si presentava soltanto a petto gonfio senza considerare gli altri. Secondo me semplicemente ieri sono arrivati un po' impauriti. Io ho negli occhi ancora le sgroppate di Barella che arrivava al limite e ogni volta non sapeva cosa fare. E con l'Inter io non l'ho mai visto essere così indeciso, così con le gambe quasi tremanti, no? Evidentemente più di qualcuno tra gli elementi poi indispensabili per questa squadra, tra i perni, ieri sera è mancato, però non avrei fermato il campionato assolutamente. Però è strana questa cosa, perché se non ti tremano le gambe a Wembley in finale con l'Inghilterra davanti a 60.000 inglesi, mi sembra veramente strano questo fatto. Cioè anch'io mi sono reso conto di questa cosa, che come Tanto poi lo facciamo, il gol ovviamente, però è strano perché questa nazionale, sì ok sono giovani, ma ormai questo gruppo le ha fatte le partite importanti e le ha anche vinte. Sì, infatti quello che dicevate prima, quello che poi anche ci ripetono in chat, va un po' su questo piano. Poi Andrea, lo leggi tu Elvis Powell, che ogni volta manda i papiri, no, grande Elvis, ciao, lo salutiamo anche la Salgur, benvenuti. Elvis dice che comunque da una parte sono felice che sia finita così, dopo 12 anni che nessuna italiana non vince in Europa, 16 anni che non giochiamo una partita di eliminazione di mondiale e non ci sono stati lontanamente passi in avanti sotto il punto di vista dei giovanili, e che ci ostinano a prendere delle pippe all'estero pur di non far giocare che abbiamo in casa. Oddio. No, vabbè, il discorso. E questo discorso è un tema. Sì, cioè il tema dei giovani. Lo ha detto anche il presidente Gravina. Quindi che è quello che abbiamo ripetuto tante volte, no? Poi puoi avere talenti italiani che giocano nel campionato italiano quanto ti pare, però se poi giocano nel Sassuolo, con tutto il rispetto, che però non arriva a giocarsi certe partite, a giocarsi una partita importante come poteva essere Italia-Macedonia, poi non c'hai il giusto tenore in campo, no? Quando sì, era un po' il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa, anche con le coppe europee bisogna abituare i calciatori a giocare determinate partite, si lega anche a questo. Chiesa Spinazzola non parte. Lo Spinazzola non parte, no, beh, l'europeo l'hai vinto senza. No, Chiesa. Ah, senza Chiesa, no, certo, l'assenza di Chiesa sicuramente si fa sentire, ma è giusto che sia così. Un calciatore così forte con quegli strappi sicuramente avrebbe fatto più che comodo. Però no, non puoi dire non abbiamo battuto la Macedonia perché non c'era Chiesa, assolutamente no. L'altro tema però ce lo porta Rasal Gurl, e l'avevamo anche un po' toccato, ovvero quello dei regolamenti, no? Se vogliamo, per me è una follia, infatti dice che una nazionale che vince l'europeo, comunque immagino campionato continentale, non ha il diritto di partecipare al mondiale. Ovviamente nessun colpevole, Mancini rimane un grande, poi aggiunge giustamente. Ecco Riccardo, magari questi sono i grossi temi da affrontare, più che la necessità di trovare capri espiatori, cioè come poter far crescere i giovani e come dall'altra parte aiutare in qualche modo le nazionali a avere un percorso anche attraverso i regolamenti. Sì, questo è sicuramente un discorso che dovrà essere affrontato nei prossimi anni, nei prossimi mesi, forse meglio, in modo da dare una sterzata decisiva, però sai, io non penso che poi si possa addossare colpe a Mancini se il Sassuolo sta crescendo bene certi giovani, no? E se quindi di conseguenza loro non arrivano in nazionale con una dimensione internazionale che forse ci sarebbe servita ieri, ma in generale.
Quindi sì, ci può stare come discorso, il discorso del calendario anche, quello che facevamo prima anche con Marco, secondo me è una follia che una nazionale come quella dell'Italia esca senza aver mai perso. Poi diciamo che le contingenze hanno portato anche ad affrontare una squadra come la Svizzera che ha fatto un percorso ancora migliore, no? E poi ti ritrovi a uscire in partita secca nonostante le tante aspettative, nonostante le ambizioni che chiaramente c'erano. Poi bisogna fare uno sforzo tutti quanti insieme per quanto riguarda al di là del calendario. Io penso che si possano fare tante cose per crescere i giovani in maniera diversa, migliore nei club. Chiaramente da lì, no, si mettono le basi. Poi, come vi dicevo anche prima, io ho quest'idea, cioè che Mancini i giovani li stesse crescendo dal canto suo molto bene. Cioè, lui ha fatto scelte coraggiose, scelte Zaniolo è l'emblema. Zaniolo non ha mai giocato in Serie A. Zaniolo, ma anche Raspadori. Scamacca, convocati, cioè lanciati senza particolari paure, no? Con grande coraggio. Ecco, una delle prime cose che ho pensato di Mancini in nazionale è stata: guarda, vedi, finalmente un CT che riesce a lanciare i giovani senza aver paura del giudizio dell'italiano medio in generale, dell'addetto ai lavori, no? E quindi bisogna proseguire su quella strada. Dovesse interrompersi, secondo me sarebbe un problema, perché vorrebbe dire ricominciare da zero e quindi spazzar via tutto quello che è stato l'europeo, ma il percorso che si è intrapreso fino a quest'estate. Anche perché io sinceramente non vedo nemmeno tutte queste alternative. Sì, vale, se ne stanno uscendo sui giornali e sui vari siti nell'ultimo giorno, nelle ultime ore, la suggestione Cannavaro, Lippi, Ranieri, però io sinceramente non vi prego, no. Esatto, mi prego, no, basta. No, esattamente, cioè, io non vedo grosse alternative. Torniamo, comunque torniamo, io volevo intanto, scusatemi, esatto, se vi interrompo, le regole doverose di Twitch alzo le mani. Ci impongono di salutare Taga Show Lega Pro che si unisce a noi, ci viene a trovare. Ciao, benvenuti e benvenuto Taga Show. Sono dall'idea che siate tanti, sicuramente in Lega Pro sono tantissimi. E dice lui giustamente: non bisogna esonerare Mancini, non è lui il problema. Sì, infatti è proprio quello che stavamo dicendo, insomma, i problemi non è uno, non possono essere addossati a una persona sola, ma come spesso poi si dice sono più strutturali. La verità è che non siamo la squadra di fenomeni che ha vinto l'europeo, dice Elvis Powell, e non siamo neanche una squadra così penosa che non si riesce a qualificare. La realtà è sempre nel mezzo, quindi siamo una squadra praticamente Elvis Powell, siamo una squadra un po' così. Però io secondo me, quando leggevo le dichiarazioni, perché io ero, adesso è sempre facile dirlo dopo, io ero fiducioso anche all'europeo, cioè no, chiaramente non è che pensavo che avremmo vinto l'europeo, ma ho detto secondo me le semifinali si fanno, alle semifinali ci si arriva. Così come quando leggevo le dichiarazioni di Mancini, noi andiamo al mondiale per vincerlo, non mi sembrava una cosa così assurda. Cioè, io credo che questa nazionale abbia delle potenzialità, soprattutto umane, di giocarsi determinate partite le sue carte. Cioè io credo che, tolta questa sconfitta che tu dici, se perdi con la Macedonia, capirai, vai al mondiale, esci ai gironi da ultima con 0 punti, perché di base le squadre sono magari più forti della Macedonia. Io invece credo che se fossimo andati a questo mondiale, noi veramente ci saremmo potuti giocare le nostre carte, perché l'abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato, non siamo una squadra di fenomeni, come dice giustamente Elvis, perché non abbiamo Mbappé, non abbiamo Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar, chiaramente, ma abbiamo una struttura e Mancini era riuscito a creare un'idea di gioco. In realtà tutti e tre insieme non ce li abbiamo neanche, non ce li ha nessuno. No, dico, non abbiamo quei giocatori che ti fanno proprio stropicciare gli occhi. Non ho capito. Che comunque non stanno più manco in Champions. Sì, erano i primi nomi, però nel senso non abbiamo neanche quei giocatori da strappo proprio, cioè Insigne che è molto tecnico, Chiesa che dà quegli strappi, ma siamo un gruppo. La forza di questa nazionale era chiaramente il gruppo, l'idea di gioco che Mancini era riuscito a portare con il gruppo, e secondo me questa cosa
ce la potevamo portare dietro fino al mondiale per arrivare veramente a fare un ottimo piazzamento. Poi la differenza tra le semifinali e la finale è altissima, ma è anche molto 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 breve. L'abbiamo visto adesso nella partita secca, può chiaramente succedere di tutto, ma secondo me le nostre carte ce le saremmo potute giocare. Aspetta che c'è un intervento dalla regia, Raf. Non hanno collegato il microfono, però volevo dire. Rick, devi sapere che qui è proprio un salotto, passano per la strada, li prendiamo e li facciamo parlare. Bellissimo. Beh, è la natura migliore di questo lavoro. Sì, sì, noi non portiamo verità, stiamo solo qui a discuterne. Secondo me non si può giudicare da una partita del genere nazionale, perché 6 mesi fa abbiamo battuto squadre di giovani che giocano in Champions da anni, hanno molta più esperienza dei giovani nostri e comunque abbiamo dimostrato. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo dimostrato che la partita secca ce la possiamo giocare. Per quello ritorno a dire quello che ho detto prima. Mi è sembrato proprio strano questo fatto delle gambe che tremano, proprio per i motivi di prima. Vabbè, però è anche vero che la giovane età può determinare anche questo, no? Che poi vieni assalito dai sì, ma poi alla fine tolto Bastoni, tolto Raspadori che ha giocato qualche minuto. Quali sono i giovani che erano in campo ieri? Alla fine erano Donnarumma, sì, è giovane, ha 23 prendi, anni, ma prendi, Donnarumma no, prendilo nel senso più generale del termine, sì, sì, no? Certo. Il gruppo che non è quel gruppo squadra che ne ha fatte, che gioca insieme da 10 anni magari. È un sistema in rodaggio sicuramente. Allora, io prima di salutare Riccardo, che poi deve andarsene, volevo leggere le parole di Gravina, poi torniamo alla chat, perché giustamente il presidente della FIGC tocca il punto che è quello che sentiamo dire spesso. Ci sono interessi imprenditoriali legati alla gestione dei club, dice Gravina. La nazionale è vista come un fastidio, devo continuare a proteggerla. Critiche sì, ma non dobbiamo scalfire quanto costruito fino ad oggi, come dicevamo giustamente. Si creerebbe qualcosa di ancora più pericoloso. Dobbiamo mettere tutte le energie al servizio del calcio per risolvere questi problemi. Non parlo solo di riforme e indici di liquidità, va fatta una riflessione sul fatto che solo il 30% di italiani riesce a giocare nei nostri campionati primavera. Quindi questa, secondo Gravina, un po' la criticità strutturale del calcio italiano. Pochi italiani nei campionati cadetti, diciamo, delle più squadre cadetti, proprio giovanili. Sì, insomma, dei campionati giovanili delle prime squadre, un velato non troppo astio da parte dei club e quindi le difficoltà congenite nel sviluppare un percorso a lungo termine. Ora, Riccardo, l'abbiamo detto tante volte, all'estero lo riescono a fare, eccetera eccetera. Mancini ha portato una ventata nuova e quant'altro, non è lui il responsabile. Non si può cercare il responsabile nei giocatori. La dirigenza è, insomma, non in discussione, e quindi chi è che deve parlare con chi per trovare una soluzione? Debba, insomma, trovare una linea comune, perché quello che dice è corretto, cioè creare un serbatoio, che è quello che serve a questa squadra, a questa nazionale e a questa nazione in generale a livello calcistico, per fornire i giovani del futuro. Perché è vero, magari da molti settori giovanili escono fuori diversi giovani, li abbiamo visti, no? I vari Tonali, Raspadori, Scamacca, eccetera eccetera, Bastoni, tutta gente che arriva in nazionale, però poi dietro di loro non dico che c'è il vuoto, ma poco ci manca. Cioè, creare il serbatoio secondo me significa andare a dare più opportunità al movimento calcio italiano, da cui poi poter eventualmente attingere per le nazionali del futuro. Quindi intanto Gravina deve
deve rivolgersi ai club, cercare una via per appunto la riforma dei campionati, può essere quella una soluzione, proviamola. In Italia tante volte si ha un po' paura, no? Al di là del lancio dei giovani di cui parlavamo prima, c'è poco coraggio, no? Anche nel cambiare certe cose, nel sorvertire magari un ordine già prestabilito, e invece questa può essere un'occasione ulteriore dopo quella del 2014 per cambiare un po' di cose. Dal 2014 obiettivamente di cose da questo punto di vista non è che ne siano cambiate tante, anzi è cambiato il CT, è arrivato Mancini e secondo me è stata una fortuna al di là della vittoria dell'Europeo. Adesso però anche a livello strutturale è il momento di fare un passo in avanti, che può voler dire sì, riforma dei campionati, Serie A 18 squadre, Serie B a 18 squadre, valorizzazione dei giovani delle primavere, una percentuale di italiani nelle stesse squadre primavera, insomma un qualcosa bisogna sicuramente pensarlo, ma lo deve fare Gravina in collaborazione con i club. È anche vero secondo me che tante volte la nazionale viene vista come un fastidio, secondo me un po' meno da quando ha vinto l'Europeo, da quando si è capito che il progetto Mancini poteva essere un progetto vincente, poteva fare anche comodo magari ai club anche. Esatto, molti forse lo hanno capito, non tutti sicuramente, però un po' meno fastidiosa questa nazionale, no? Perché comunque era una nazionale che dava anche spazio ai giovani, che dava la possibilità a loro di mettersi in mostra, che c'era qualcuno che li poteva lanciare, che aveva coraggio di farlo, però sì, rimane sempre questa sensazione latente, no? Che ci sia un fastidio perenne da parte dei club nei confronti della nazionale, ma credo che faccia parte della cultura dell'italiano, del tifoso italiano medio, che pensa principalmente alla sua squadra del cuore e non alla nazionale. Io non credo che questo avvenga anche in Inghilterra, nonostante in Inghilterra, per esempio, tanto per fare un esempio, si pensi esclusivamente al club. Loro sono molto passionali, no? Lo sappiamo, vanno a partire di FA Cup con squadre di sesta serie in 50.000, per esempio, no? Riempiono per esempio Anfield di tifosi del Liverpool, non gliene frega nulla, e in Italia non succede, però sono anche molto attaccati alla nazionale, l'abbiamo visto anche durante l'ultimo europeo, e fa parte della cultura dell'italiano, è difficile anche cambiare, andare a sradicare certe radici, no? Io ti chiedo l'ultima cosa, poi al volo mettici il tempo che vuoi per rispondermi se devi scappare. Pensi che questo possa passare effettivamente, poi la cosa è stata accantonata, dal creare le squadre B delle squadre di Serie A, che è l'unica a averla fatta è la Juventus, come ben sai, però comunque dai la possibilità a dei ragazzi, a me vengono in mente le parole di Mourinho, che quest'anno in una conferenza stampa ha detto il campionato primavera non prepara per nulla i giovani a fare il salto in Serie A, cioè il gap è pazzesco. Potrebbe essere questa una via per cercare di correggere questi problemi, perché gli faresti fare un campionato di Lega Pro che sì, ok, magari a livello di appeal non è proprio il massimo, però sono partite vere. Sì, ci può stare come idea, già che è una novità secondo me va bene e può essere una soluzione, non la soluzione, certo, ma può essere una certo. soluzione, anche se poi mi viene in mente l'esempio della Spagna, no? Loro lì hanno la cultura della squadra B e non ricordo di giocatori usciti fuori da quelle squadre, però certo. magari sai, può essere un percorso diverso, no? Serve diversità, serve un cambiamento come questo, che magari può essere anche un cambiamento radicale nella concezione delle seconde squadre, no? Delle squadre composte da giovani. Quindi sì, secondo me ci può stare, perché da una parte probabilmente andrebbe a responsabilizzare i giovani, no? Perché sì, campionato primavera va bene, per quel livello va bene, però poi non li forma totalmente. E tante volte perché alcuni giovani si perdono, giovani che magari in primavera fanno come la differenza e poi in prima squadra faticano in maniera enorme, no? E ci sono tanti ragazzi che poi sono stati costretti a lasciare il calcio pochi anni dopo, no? L'esperienza in primavera. Quindi magari sì, può crescere la responsabilizzazione di certi ragazzi, può crescere sicuramente anche il tasso di ambientamento in un calcio diverso, che può essere appunto quello di Lega Pro, legato a obiettivi diversi. Ma la cosa principale che deve cambiare, e l'ho sentita anche nominare ieri forse da Gravina stesso, non mi ricordo, è la concezione delle squadre primavera
quando vanno a giocarsi il campionato, nel senso, l'obiettivo delle formazioni primavera deve essere quello di crescere i giovani, non certo, di vincere tutto e subito, no? E quello è uno scatto mentale che bisogna fare. Capisco che in Italia sia complicato, e lo capisco anche che sia difficile, perché poi l'allenatore di turno della squadra primavera dice: ok, io tiro fuori dei giocatori, ma magari questi giocatori ci mettono, non so, 3, 4, 5 anni. Nel frattempo io vengo valutato, e da cosa vengo valutato? Dai risultati che ottengo. E purtroppo è un cane che si morde la coda. E torniamo alla cultura dell'italiano che giudica l'allenatore della primavera perché non sta ottenendo risultati. L'italiano, in questo caso, sarebbe chiaramente la società che si trova a giudicare. Invece bisognerebbe avere soltanto un pizzico in più di pazienza, un pizzico per usare un eufemismo, però bisognerebbe attendere ogni tanto, no? A far lavorare, e lo stesso discorso può essere ingrandito e arrivare fino a Roberto Mancini. Aspettiamo, e insomma, per quello spero che possa restare, perché è un percorso partito da qualche anno a questa parte e non può essere interrotto adesso. Riccardo, bene, allora intanto io ti ringrazio, ti saluto, se sentiti devi, libero, se, esatto, oppure esatto, sentiti libero di rimanere e salutarci quando purtroppo ti... ragazzi, devo scappare, ma cioè, sarei rimasto molto volentieri, perché si parla molto amabilmente, molto, molto bene di calcio con voi, però la promessa che voglio farvi oggi è che ritornerò. Perfetto, 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 perfetto. Ti ringrazio, va benissimo. Allora, ci sentiremo presto e almeno ti risparmiamo la scena che si svolgerà qua dopo, quando inizieremo a parlare di altro. Grazie Riccardo. Ciao Rick, grazie. Ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi ragazzi, tenete d'occhio Marco. Ma certo, certo, certo.